Le richieste sono le richieste che ormai da 30 anni facciamo, l'equiparazione economica e pensionistica con le altre forze di polizia che unitamente al Corpo Nazionale garantiscono il soccorso e la sicurezza al Paese. Quindi ancora una volta siamo qui a fare questa secondo noi normale richiesta, perché è impensabile che un Corpo Nazionale che ha tolto dai guai la destra e la sinistra in più occasioni ancora oggi i suoi uomini debbano protestare per essere equiparati alle altre forze di polizia. Non rientriamo neanche nella famosa categoria usurante, eppure voglio dire, i vigili del fuoco li vediamo tutti i giorni all'opera, giorno e notte, caldo, freddo, non abbiamo nessun tipo di agevolazione in tal senso. E abbiamo posto l'attenzione del prefetto, lo stato del comando provinciale che è in una situazione a dir poco penosa. Un'altra tegola che si sta battendo, che l'abbiamo appresa ieri, è il taglio da parte del governo per quanto riguarda la battaglia per la lotta antincendio e boschiva, che i fondi sono stati letteralmente dimezzati. Quindi le squadre aggiuntive che ogni anno il Corpo Nazionale, in particolar modo in Puglia, mette a disposizione per fronteggiare questa emergenza, non ci saranno. Quindi prevederemo che ci saranno dei problemi anche in tal senso. Il CONAPO continuerà la sua battaglia. Oggi siamo a Lecce, ma in tutte le prefetture d'Italia ci sono delle delegazioni del CONAPO e anche sotto la sede del Nuovo Centrodestra, che è il partito del nostro ministro, il ministro degli Interni. Proseguiremo questa battaglia perché sembra una battaglia giusta. E il Vigile del Fuoco svolge attività di ordine pubblico, è un agente di polizia giudiziaria, ha tutte le caratteristiche giuridiche degli altri corpi dello Stato, ma non ci viene riconosciuto quanto viene riconosciuto dagli altri. Al momento l'organico, diciamo che siamo nella normalità, mancano poche unità, ma per quanto riguarda l'organico siamo a posto. Purtroppo sono i mezzi che continuano ad essere mezzi vecchissimi, che in continua riparazione. E come sempre i vigili del fuoco si adattano, cercano di dare sempre il massimo per il cittadino.